Ciao ragazzi, io sono Elena e dopo il video sui consigli su come scrivere la tesi di laurea, oggi vi volevo parlare di qualche suggerimento per il discorso. Riguardo alla seduta di laurea, intanto vi volevo tranquillizzare dicendovi di correre a guardare qualche esame perché davvero nessun esame di laurea è perfetto, tutti hanno dei momenti di blocco, di stallo, magari saltano un argomento, passano un altro, il discorso non è mai lineare come il discorso che uno si prepara a casa, quindi punto primo, tranquilli, pensate anche che la commissione non è là né per mangiarvi né per seguire il discorso per intero, cioè le persone sono là, non vedono l'ora di andare a mangiare, non vedono l'ora che finisci di parlare, quindi di base pensate che si stanno scocciando e non staranno attenti a ogni minimo passaggio che voi direte. Allora, inizio subito. Innanzitutto io vi suggerisco di dire le cose importanti subito, il che vuol dire se voi avete un punto focale del discorso non dovete metterlo verso la fine, ma specificare da subito, poi magari l'andate a riprendere come un cerchio che si chiude verso fine del discorso, però inizialmente dovete comunque focalizzarvi sull'idea che voi potete essere bloccati, sia perché vi chiedono di passare direttamente verso la fine, come è successo a me, e sia magari vi interrompono per farmi una domanda, quindi comunque può succedere che se voi una cosa importante non la dite subito, poi è un concetto che si va perdendo perché magari poi per un motivo o per un altro non lo direte più. Quindi mettete all'inizio i punti più importanti del discorso, proprio quello che è il succo del lavoro della vostra tesi. Poi vi suggerisco di usare anche delle parole come più sul personale, tipo secondo me, oppure ho pensato che fosse doveroso analizzare questo argomento, oppure nel terzo capitolo ho collegato questo sociologo e questo antropologo perché puntini puntini. Nel senso, cercate di essere il meno scolastici possibili, quindi non andate là a fare il discorso sulla tesi e per esempio voler spiegare, nel mio caso io all'inizio pensavo che avrei dovuto anche parlare dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Assolutamente no. Dovete portare avanti un discorso dove spieghi il ragionamento che hai fatto nella tua tesi, quindi perché hai collegato quegli argomenti in quel modo piuttosto che in un altro. Infatti, come mi ha detto la mia relatrice, comunque, dobbiamo ricordarci che il valore aggiunto della nostra tesi non è che abbiamo inventato qualcosa, non abbiamo scoperto assolutamente niente, però abbiamo collegato gli argomenti in un modo diverso, quindi comunque è questo quello che dobbiamo andare a sottolineare durante la seduta. Per la questione PowerPoint, io non ho preparato nessun PowerPoint per quanto avessi l'opportunità di farlo, nonostante fossi in modalità online, perché mi sono laureata a giugno 2020. Però io sono dell'idea che oltre all'ansia di dover discutere ci manca solo l'ansia che non parte il PC o qualsiasi altro problema. Quindi semplicemente io non mi sono voluta porre il problema anche perché comunque avrei perso solamente tempo. Io conosco come sono fatta e di base il semplicemente leggere la mia tesi e impararla, riascoltarmi, registrandomi e poi riascoltando la registrazione, bastava assolutamente a comunque poter imparare la tesi e poterla esporre il giorno della seduta. Io suggerisco di intanto proporre al professore qual è il vostro filone, cioè la parte in cui vi volete concentrare di più della vostra tesi. Infatti voi comunque non è che potete in quei 7 minuti, nel mio caso, nel vostro caso potranno essere 5, 10, non so. Voi comunque in quel poco tempo che avete non potrete fare un riassunto di tutta la tesi, cioè voi quando dovete scrivere il discorso di tesi non dovete pensarlo come un riassunto di tutta la tesi, dovete concentrarvi solo su una parte, così mi ha detto la mia relatrice, così ho fatto io, così come tutte le altre sue candidate, ci siamo concentrati solo su un aspetto principale, abbiamo approfondito quell'argomento così come era già scritto nella tesi e abbiamo spiegato appunto perché. Cioè come si è arrivati a quel processo e quali sono poi le conseguenze, quindi comunque proprio qual è la tua tesi, cioè cosa stai sostenendo? Fai un discorso e dice quindi alla fine c'è un dunque. Detto questo, suggerisco di tenere sempre in considerazione il fatto che tu sei il più esperto in quel settore, di non sentirti di meno di nessuno di quei professori, perché nessuno l'ha studiato bene in modo approfondito come hai fatto tu, perché 2, 3, 4 libri, 5 libri li avrei letti, insomma 5 no, nemmeno 4, diciamo 3. Quindi io semplicemente vi dico di stare tranquilli, nel senso che una volta che voi imparate bene la parte iniziale, e infatti questo è importante, dovete iniziare spediti come un treno, poi ripeto, se qualcosa la dimenticate o dite qualcosa in più, qualcosa in meno che non era prevista, tranquilli, l'importante è che all'inizio vi fate il vostro figurone, rompete il ghiaccio,
All'inizio il vostro relatore vi introdurrà, dirà quindi qualcosa come adesso passo la parola al candidato, puntini puntini, ma lui comunque all'inizio dirà sia tipo di cosa tratta la vostra tesi, sia farà magari una piccola introduzione sulle fonti su cui vi siete basati, quindi comunque voi già avrete, tra virgolette, rotto il ghiaccio grazie alle parole del professore, poi dovete semplicemente fare il discorso che vi eravate preparati. Tranquillamente, se un professore vi fa una domanda, voi pensate che è comunque meglio parlare e dire qualcosa, cioè girarci attorno, che fare scena muta. Nel senso, tranquilli che comunque non, anche se vedono che la risposta non è quella, non l'azzeccate, tranquilli. Voi parlate, loro vedrete che faranno finta comunque di nulla anche quando. Quindi non ci saranno dei grandi intoppi. Pensate che è l'ultimo, come se fosse l'ultima materia che dovete darvi, ma non esiste bocciatura, quindi anche se andate là e fate scena muta, tranquilli che ovviamente non succederà mai, però tranquilli che siete laureati, siete fuori. Grazie, vi faccio un enorme in bocca al lupo.